Ciao amici del canale, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi, grazie alla collaborazione con Italia Militare, vi voglio far vedere un prodotto veramente interessante. Un paio di pantaloni della Helicon Tex, la linea Bushcraft, esattamente il modello Pilgrim, ok? Ideato e studiato apposta per tutte quelle attività in natura, quindi trekking, escursioni, bushcraft, eccetera. Veramente un prodotto interessante, poi sono un prodotto che indossa anche Dave Canterbury, quindi non ha bisogno di presentazioni. E se vi interessa questo prodotto, andiamo a analizzare dettaglio per dettaglio e rimanete con me. Andiamo! Allora ragazzi, i pantaloni sono realizzati in tessuto dura canvas, resistenti sia all'usura che agli strappi. Il tessuto non è impermeabile, però può essere trattato con la cera, quella apposta per indumenti. Sono degli ottimi pantaloni sia per l'estate che per l'inverno. Come potete notare, la parte di dietro è rialzata proprio per proteggere i nostri reni. Ok, quindi anche d'inverno, per quando facciamo i lavori che siamo piegati magari, non prendiamo freddo nella parte bassa della schiena, in pratica. Anche perché qua c'è una leggera imbottitura in schiuma, quindi cosa che ci riscalda ancora di più in caso che sentiamo freddo la schiena mentre lavoriamo. Allora, partendo da sopra, qui abbiamo ai lati degli anelletti, sia di qua che di qua, che sarebbero di predisposizioni per le bratelle, ok, per gli attacchi delle bratelle. Poi abbiamo 9 passanti per la cintura, belli alti, quindi ci va una cintura fino a 5 cm di altezza come cintura. Qui non abbiamo il solito bottone, ma bensì abbiamo un bel velcro bello resistente. Ecco qua. Questo ci permette di regolare, in caso che magari ingrassiamo o dimagriamo un pochino, ci permette di regolare su misura la fascia della vita. Ok? Cerniera, ovviamente, una bella cerniera resistente. Eccola qua. Queste sono delle cerniere particolari, sono del tipo YKK. Passiamo alle tasche. Allora ragazzi, prima di passare alle tasche, qua vi volevo dire che ci sono delle fascioline, ok, due per lato, quindi sia sulla parte destra che sulla parte sinistra, ci possono essere utili per mettere dei moschettoni o attaccare della roba, ok. Passiamo alle tasche. Sono situate tutte quante sul lato, ok, non di dietro ma sul fianco, in pratica. Qui abbiamo la tasca, quella principale, ovviamente per mettere le mani magari anche d'inverno quando fa freddo, quindi anche questa è quella principale, bella capiente, veramente bella spaziosa, come potete vedere, ok. Poi qui abbiamo un piccolo taschino con un bottone, ecco qua, e piccolino, come vedete, però è bello profondo, guardate, ecco qua. Ok, quindi anche per un seghetto, per un multiuso, per un coltello, va perfetto. Poi, terza tasca, bella profonda, che è grande così, in pratica. Vedete? Veramente bella profonda, bella grande, qua ci possiamo mettere cartine di tutto di più, quello che vogliamo. E si chiude sempre con questa cerniera, questo è sempre quel tipo speciale YK. E come vedete, questa cerniera è particolare perché non si vede neanche la cremagliera, perché è fatta apposta che viene chiusa, probabilmente per proteggere anche dall'acqua, ok, vedete? Andiamo con la quarta tasca, sempre anche questa con il bottone, ecco qua, vedete? È una chiusura apposta anche questa, probabilmente per l'acqua, che chiude e non fa entrare anche se piove, vedete? Ok. Anche questa bella grande, arriva fino a qui, ok? Anche questa qua è veramente spaziosa, capiente, ci possiamo veramente mettere di tutto dentro. Un'ultima piccola taschina ce l'abbiamo all'interno. La faccio vedere, eccola qua, vedete? Una piccola taschina all'interno della tasca grande. Questo è un caso che vogliamo conservare magari un accendino, delle chiavi, un multiuso, insomma roba piccolina che sappiamo dove prenderla direttamente senza andarla a cercare nella tasca grande a destra e a sinistra, ok? Questa è una cosa secondo me molto comoda,
essendo una tasca così grande, un taschino piccolino può tornare veramente utile. Allora, in totale sono 4 tasche da un lato e 4 tasche dall'altro lato, ok? Più 2 che sarebbero quelle piccoline all'interno. In totale 10 tasche, veramente tanta roba. Un'altra cosa molto intelligente secondo me è che sia la tasca principale che il taschino dietro è stato rinforzato proprio per evitare l'usura delle clip, ok? Che può essere una lampadina o un multiuso, eccetera. E quindi è stato molto rinforzato proprio per garantire una maggior durata all'usura delle clip, da parte delle clip. I bottoni non sono in plastica, ma sembrano una specie di gomma perché sono un poco flessibili. Sì, secondo me sono una specie di gomma alla fine. E questo probabilmente per evitare che se prendiamo un urto, il bottone magari classico si può spaccare, questo qua non si spaccherà mai, perché è come se fosse in gomma in pratica alla fine. Quindi anche questa è una cosa molto intelligente secondo me, utilizzare questo tipo di bottone. Punto delle ginocchia, rinforzato con doppio strato, ok? Ora li andrò a risvoltare per farvi vedere all'interno. Nella parte del ginocchio, oltre a essere rinforzati, hanno una tasca che ci permette, ecco vedete, all'interno qui, ci permette di inserire all'interno dei cuscinetti protettivi a basso profilo, quindi anche se li mettiamo non si noteranno da fuori perché stanno internamente qui, ok? Anche questa è una bella cosa secondo me. Per finire, alle caviglie abbiamo un elastico che gira tutto intorno, ok? E all'interno abbiamo questa clip in pratica che ci permette di regolare la caviglia, vedete? E va a stringere praticamente quanto vogliamo la parte della caviglia. La possiamo regolare come vogliamo. È bellissimo questo sistema, mi piace tantissimo, anche perché lo trovo molto comodo, specialmente in estate, per evitare le zecche, perché così posso chiudere i pantaloni completamente sulla parte della caviglia e impedire così agli animali di entrare. E anche migliora anche contro la pioggia, secondo me, una volta incerati. Anche questo sistema mi piace tantissimo, è comodissimo, basta prendere questo qua, tirare col gancettino e possiamo stringere come ci pare, veramente molto bello. Bene ragazzi, siamo giunti alle conclusioni finali, secondo me sono veramente un paio di pantaloni veramente buoni, sono veramente soddisfatto di questi pantaloni, sono comodissimi veramente, sono studiati bene, specialmente le tasche. Io di solito non uso mai, per esempio nei pantaloni, le tasche posteriori, invece il fatto di averle sui fianchi veramente sono comodi, anche per i movimenti non ci dà fastidio, anche se le tasche sono piene non ci dà assolutamente fastidio nei movimenti, ok? Sono veramente studiati bene. Poi avere 10 tasche non guasta mai, è come avere un piccolo zainetto sempre dietro con noi, possiamo veramente riempirli tantissimo di roba e comunque anche nei movimenti non avremo difficoltà. Sono veramente comodissimi anche nei movimenti, non ho avuto nessun problema, ho fatto varie attività, ho provato anche la tecnica del bow drill, è proprio veramente comodissimi ragazzi. Secondo me sono i pantaloni più buoni e più comodi che abbia mai provato, studiati veramente bene anche con le tasche capienti, veramente tanto capienti, e anche che li riempiamo, ragazzi, c'ho guanti, c'ho cordino, c'ho il coltello, accendino, c'ho veramente tutto di più, eppure non mi dà assolutamente fastidio, anche il seghetto qui non ho problemi, in questa parte qua, anche nei movimenti. Io di solito non le uso le tasche posteriori proprio per questo, che la roba dietro mi dà fastidio, non metto niente, quindi secondo me è stata veramente una buona idea solo mettere le tasche laterali in questo modo, belle capienti che non danno fastidio. Le cuciture e le cerniere sono fatte veramente bene, ci sono di vari colori, se non sbaglio ci sono di 3 colori, anche il colore è molto bello, questo qua mi piace tantissimo come colore, molto naturale. Comunque io vi lascio il link in descrizione, se volete dargli un'occhiata vi lascio tutto in basso in descrizione. Bene ragazzi, che dire, un prodotto veramente eccellente, sono veramente soddisfatto, sicuramente li utilizzerò tantissimo anche in estate. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando rimanete sintonizzati perché nei prossimi video vi farò vedere delle idee bushcraft niente male, molto interessanti. Quindi io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao amici!